Buon padel a tutti ragazzi, bentornati qui sul canale. E Marco, oggi un video con un leggero sottofondo di malinconia. Sì. Perché? Scopriamolo insieme, quindi vamos! Vamos. Bene ragazzi, come dicevo, c'è un filo di malinconia questo video. Il grande giorno purtroppo è arrivato. Sì, l'ho fatto, ho venduto la mia Adidas Metal Bone Control. Ancora un po' mi piange il cuore perché comunque c'era un legame importante tra di noi. Facciamo una piccola premessa: con il lavoro che faccio comunque ho la fortuna barra sfortuna di cambiare molto spesso racchetta. Mi capita di provarla, stando qui al circolo qualcuno mi chiede di provare la mia racchetta, gliela faccio provare e se la comprano, quindi fortunatamente posso cambiare spesso. Il bello è proprio quello lì, cambiare molto spesso pala, è bello perché cambi modello, cambi forma, cambi colori e tutto quanto. La parte negativa, quindi la sfortuna di questa situazione, è il fatto che non riesci mai ad abituarti al gioco di una pala, perché comunque per abituarsi a una racchetta, scusate, un minimo di tempo, 4, 5, 6 partite ci vogliono. Ma torniamo a noi. È amore, è stato amore, amore forte, amore folle tra me e la Metal Bone, ma come tutte le storie ho deciso di fare un piccolo passo avanti. Perché? Volevo vedere se riuscivo a controllare una racchetta un pochino più dura, un pochino più rigida, un pochino più d'effetto. Ma quindi, per cosa l'ho cambiata la mia Metal Bone? Per lei. Qualcuno l'aveva già intuito dall'unboxing, era l'unica che era già spellicolata. La utilizzo da circa 20 giorni, ce l'ho fatto una quindicina di partite. Sto parlando ovviamente della Babolat Air Viper, la racchetta a goccia di Babolat, bilanciamento medio, la linea è la Viper, quindi quella più professionale. Il piatto è rigido, è un carbonio 16K, gomma X-Eva, quindi sappiamo che l'X-Eva è una gomma abbastanza dura. La respinta della pallina è importante. Quello che mi ha fatto propendere e scegliere questa qui piuttosto che altre, devo essere sincero, ho avuto un intramezzo di circa 4-5 giorni con la Bahia. L'ho abbandonata subito, l'avevo già provata, bellissima, poi anche quella è andata. Quello che mi ha fatto optare per la Babolat è la colorazione. La parte estetica, comunque, devo essere sincero, ha influito tanto. Giocandoci mi ha convinto sempre di più. Non è lo stesso amore che c'è con la Metal Bone, o che c'è stato con la Metal Bone. Ci stiamo conoscendo piano piano. Il discorso del manico più lungo, 14 cm, mi piace, mi ci trovo bene, specialmente nello smash. La rigidità, la durezza, ho riscontrato una cosa: il piatto più rigido mi aiuta di più nel controllo. Non so perché, non so se è giusto, non so, è così, mi aiuta un pochino di più nel controllo, soprattutto negli scambi sottoriti. Poi questa qui è la linea R, quindi la linea leggera. È proprio una racchetta studiata da Babolat per essere tenuta sempre alta, veloce nella risposta, soprattutto negli smash, negli scambi veloci a rete. Sì, mi sta convincendo piano piano, ve lo saprò ridire, magari farò un altro video tra una mesata e mezza, se non la venderò. Però quella lacrimuccia, quel minimo di rimpianto per la Metal Bone ancora ce l'ho. Come diceva Venditti, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Il nostro non è un addio, ma un arrivederci. Per concludere, Air Viper mi sta convincendo tanto. Se vi capita, provarla, perché è veramente un'ottima racchetta. Allora, ci teniamo a fare questo video per farvi capire anche le nostre racchette, con che cosa giochiamo noi, perché diciamo di solito ogni anno, come abbiamo detto l'altro giorno, nel 2022 sono cambiate le linee, sono cambiati i modelli, per alcuni li hanno fatti molto simili, per altri molto diversi, e anche noi abbiamo deciso di cambiarla più o meno ogni anno. Almeno io, Daniel, invece ancora un po' più repentino, cambiamo le racchette. Io l'ho cambiata inizialmente, ammetto l'ignoranza, partivo con la Wilson Bella Pro, una racchetta strepitosa, ma chi viene dal tennis sa bene che i marchi più famosi, Wilson, Babolat, Dropshot, sono queste le marche che più diciamo famose per il tennis. Invece il padel apre un mondo che è per i più sconosciuti, ma quando ci sei dentro poi cominci a conoscere dei brand che si occupano di padel e lo fanno in modo strepitoso. Quindi ho deciso di abbandonare il mio martello, lo chiamavo così, la Wilson Bella Pro, bilanciamento alto, tantissima potenza, un controllo che serviva come un bel manico, per una racchetta che, attenzione ragazzi miei, mi ha stupito. Varlion, un marchio molto molto bello. Vi direte, ma Varlion 2022? No,
Varlion 2021. Che modello? Maxima Summum. Se andate a vedere i nostri video, c'è sono le, il video delle Varlion, non c'era la Maxima, perché c'erano le altre due. Il Summum è la somma di tutte quante le innovazioni che ha questa racchetta, che sono tantissime. Ero indeciso se prendere il 2021 o il 2022. Come al solito, 2022 per la Maxima è cambiato un colore, è diventato quel marroncino, quel dorato. Bellissimo, ma racchetta identica. Non mi andava di aspettare, lo ammetto, avrei preso quella, non mi andava di aspettare le disponibilità perché sono un po' ritardi con le consegne. E ho preso questa. Ho sacrificato, parliamo in percentuali, un 20% di potenza per avere un 20% in più di controllo. Perché questo? Perché più si va avanti e più secondo me l'idea è che se perfezioni la tecnica puoi anche abbandonare un po' di potenza. È più morbida rispetto a una Wilson Bella Pro, ragazzi, è molto più morbida. Il tocco per far partire la pallina devi spingere, ma alcuni colpi come lo smash e fare tornare la palla nel tuo campo dopo una grande schiacciata tornavano più facilmente con la Bella Pro. Con questa un po' più di tecnica e la pallina torna nel tuo campo agevolmente. Un per tre viene più facilmente se hai tecnica. Con quella un po' più di potenza veniva. Però mi ha stupito, cioè, c'è tanta tecnologia, dai fori graduali al wing air, questo che fa per diminuire il compresso dell'aria. Il copri testa incorporato, vedete, già un po' consumato dalle mie partite, che ti aiuta tanto. La forma a prisma, che riduce di tantissimo il contatto con le pareti, col terreno, se sbagli un po' la dimensione oppure la tua posizione in campo. Ripeto, ho sacrificato un 20% di potenza per avere un 20% in più di controllo. E io che amo un gioco aggressivo, me ne sto accorgendo piano piano che si può fare a meno, si può fare a meno migliorando la tecnica. E poi questo manico, ragazzi, 14 cm e mezzo di manico. C'era un ragazzo che ci chiedeva che cosa cambia. Se ti trovi a dover muovere tanto il polso e abbassi di tanto l'impugnatore, metti il mignolo sull'ultima, diciamo l'ultimo anello dell'over grip, e la prendi così, ragazzi, vi giuro che il polso lo muovi come vuoi tu e la racchetta, diciamo, diventa un prolungamento del tuo braccio. E questa ti permette tanto di farlo, di fare base mesh, di smorzare la palla a rete. E sì, ti fa fare cose che con la Bella Pro dovevi un attimo starci attento. Questa qua ti permette anche tanto, un po' di leggera distrazione, ma tanta tecnica e tanti bei colpi liftati. Questo piatto ruvido è veramente buono. E ho scelto la versione Summer, diciamo che da quello che sono riuscito a vedere tra la Winter e la Summer, loro ci parlano dei 22 gradi centigradi della temperatura. Summer un po' più dura, Winter un po' più morbida, proprio per, in parole poverissime. E io preferivo la Summer perché per non perdere ancora più potenza nei colpi. Ragazzi, mi ci sto trovando molto molto bene. La racchetta mi piace e Varlion mi ha letteralmente stupito per la sua tecnologia che ci ha messo dentro. E è bella, poi mi piace questo celestino qui, questo nero tutto intorno, nero grigio scuro tutto intorno, mi ha stupito. Queste sono le due racchette che abbiamo io e Daniel per quest'anno e ci troviamo bene, le stiamo provando, abbiamo cominciato le prime partite, le prime giocate, ci vengono forse l'esperienza, forse le racchette con una tecnologia nuova, forse una maggiore maneggevolezza ci aiuta tanto. Questi manici lunghi li abbiamo preferiti entrambi, questa infatti è una cosa un po' che ci accomuna a me e a lui. E niente, vi faremo sapere più là, fateci sapere voi che ne pensate di queste due pale e che secondo noi sono ottime e ci accompagneranno, salvo eventuali vendite o ripensamenti, per tutto il 2022. Bene ragazzi, con i nostri due nuovi acquisti, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Fateci sapere qui sotto nei commenti se anche voi avete lasciato una vecchia racchetta per una nuova, come vi siete trovati, se avete dei rimpianti e tutto quanto. Mettete un bel mi piace, condividete il video e mi raccomando attivate la campanellina per le notifiche. Ragazzi, come sempre fateci sapere. Ragazzi, qualsiasi domanda che avete logicamente nei commenti o sulla nostra mail personale, che è questa qui sotto, ci fa piacere interagire con voi. Come vedete rispondiamo il prima possibile, quindi sì, fateci sapere i rimpianti e come vi siete trovati con le nuove e che tipo di racchette avete usato di controllo di potenza e a quali siete passati. Vamos!